però lo ribadisco, a breve. Our next competitor was fourth on this stage last year. È arrivato quarto l'anno scorso, viene dall'Australia, anche se vive in un posto stupendo, Venice Beach in California, è dotato da masse straordinarie e parliamo di Lee Priest. Gli aprono le porte le due Miss di quest'anno. Tra l'altro una a titolo di cronaca è sua moglie. Certo, quindi non la stava broccolando in questo momento, lo chiariamo, l'ha baciata, ma è la moglie, la signora Priest. Sesta classificata il giorno prima alla gara dell'Arnold. Superman, Lee Priest, dall'Australia con furore, potremmo dire, in questo momento ci sta mostrando tutta la sua possenza. È un atleta che per la statura che ha, ha masse mostruose, considera che è 1,65 m, 100 kg. È l'unico che può reggere la mitica posa di Sergio Oliva, l'ex Mister Olimpia, anche lui negli anni 70. Stiamo parlando di personaggi che fra l'altro molti senza conoscere i nomi hanno visto nei grandi film che ci furono negli anni dei Mister Muscolo, cioè parliamo dei Maciste, Ercole e soprattutto anche i vari Tarzan quando non era Johnny Weissmuller presi dal nuoto. Attenzione, ecco i suoi migliori risultati, primo posto all'Ironman dell'anno scorso e primo posto di quest'anno, scusatemi, del 2006 e primo posto agli Australian Pro del 2005. Atleta ovviamente dai punti di forza della massa, braccia, gambe, densità, però qui lo vedo velato anche questo, un po' d'acqua. Se tu vedi i fianchi, glutei e i femorali a livello tecnico, non lo vedo impressivo come di solito lo è. È nato nel 72 a Newcastle in Australia e si è sposato con Katie Priest, che avete avuto modo di vedere poc'anzi, nel 2000. Notate, piccola nota di colore, gli stivaletti, al di là del gusto, ma fa parte dello spettacolo chiaramente, e gli stivaletti sono aperti dietro perché evidentemente non riesce a chiuderli, tanto è il... Ha dei polpacci che sono una cosa di spaventoso. Certo, può permettersi, vedete, ovvio, di lasciare lo stivaletto che in parte copre, ma siccome è notoria la sua forza in quel punto, oltre che lo ricordiamo, c'è un pre-gara che viene sempre fatto e che dove vengono analizzati singolarmente tutte le fasce muscolari, che avviene il giorno prima dello show a cui noi stiamo assistendo. Ecco, una curiosità, la sua prima gara l'ha fatto con sua madre, una gara a coppie dove sua madre era atleta e ha gareggiato con sua mamma, che lo spinse poi nella carriera agonistica che è diventata straordinaria. Quindi al tempo magari la madre era più grossa di Lee Priest. Non esageriamo, però è stato un atleta anche sua madre e l'ha spinto nel mondo del bodybuilding. E se una mamma come quella di Lee Priest ti spinge, devi fare bodybuilding.